Ciao ragazze, allora oggi è un video diverso dal solito dove non mi vedrete perché è venuto in mente, stavo preparando, finendo di preparare la valigia per il weekend perché noi ogni weekend andiamo a Riccione e quindi ho detto dai, magari registro il video e vi faccio vedere che cosa porto e come organizzo io la mia valigia per star via appunto un sabato e una domenica al mare. Contate che qua dentro ho anche i vestitini di Gianmarco, vedrete. Allora, da questo lato, innanzitutto, vabbè, la valigia è una valigia di Carpisa, di quelle rigide, è rosa, che è perfetta appunto per andare via un weekend, volendo anche qualche giorno in più. Contate che appunto ho anche le cose di Gianmarco. Quindi in questo lato che cosa tengo? Allora, tengo queste due pochette. Allora, questa pochette più grande di Hello Kitty è la pochette all'interno della quale tengo tutti i prodotti per il corpo e per il viso, quindi ve la faccio vedere molto velocemente. C'è la mia spazzola, la tengo il teaser, ad esempio ho questo prodotto di Fito che è un prodotto che utilizzo appunto dopo lo shampoo e che spruzzo appunto sui capelli. Ho questo fantastico aggioggino della Shawl che io utilizzo appunto per nei piedi, insomma nei talloni, e soprattutto al mare. Se la sera appunto prima di farmi la doccia non lo utilizzo, insomma subito i talloni mi si seccano. Poi ho questo detergente liquido di Lovea che utilizzo senza starmi a portare dietro il Clarisonic con questa spugnettina, ho il mio contorno occhi che è questo di Even, ho la mia crema per il viso che è questa di Clarins e poi ho anche quest'altra crema per il viso che invece è della Planters ed è un siero dopo sole all'acido ialuronico per viso e décolleté, che mi sta piacendo molto, devo dire. Poi vabbè, ho un ciappo, delle mollettine, ho lo spazzolino e c'è lo spazzolino, il dentifricio, e qui appunto invece ho lo spazzolino che è questo elettrico di Philips, il Sonic Care, che mi sta piacendo tantissimo. Vi parlerò in futuro di questi prodotti sicuramente, perché Philips è stata così gentile da volermi mandare dei prodotti da testare e quindi sicuramente ve ne parlerò, come vi parlerò sempre di questi prodotti Philips. No, questo scusate non è Philips, questo è un phone vecchio, però mi ha mandato un phone anche la Philips, e questa piastra della Philips che mi sta piacendo molto. Questi me li porto indietro, cioè ogni volta. Sì, dimmi, che cosa fa la mamma? Semplicemente perché mi dimentico. Poi, amore, dimmi, mettiamo pausa? Ok, piccola interruzione, ce ne saranno altre 50, sappiatelo. Io qua dentro non ho creme per il corpo, solari, bagno schiuma, shampoo, prodotti di questo tipo perché li ho tutti direttamente al mare. Poi, in quest'altra piccola pochettina, aspettate che sposto, che è una piccola pochettina che mi viene in omaggio, insomma, della Hollister, tengo praticamente i trucchi che mi porto dietro, che in realtà non so neanche se utilizzerò, sono sincera, e comunque sono i trucchi che se utilizzo utilizzerò sabato sera. Quindi vabbè, ho tre pennelli, ho ovviamente la mia Naked Basics, io spero che sia tutto a fuoco ma ho i miei dubbi perché registrando sempre con la Reflex ovviamente, cioè se mi sposto da qua a qua non vedete più niente. Sì, dimmi, tieni, ti do i pennelli. Ti piacciono i pennelli, dai. Poi ho il fondotinta, questo compatto Studio Fix della MAC. Ho questo blush di Kiko, insomma, piegaciglia. Ho il Pupa Vamp marrone. Ho un correttore di Kiko. Ho questo kit vecchio e scassato di Essence per le sopracciglia. Delle pinzette, insomma, due altre cosine. Ecco. Niente di che. Anche perché, insomma, diciamo che il programma del sabato sera è andare alle giostre, ecco. Poi, in questa bustina, in questo sacchettino di Cussy Cover, che è un negozio di Riccione in cui acquisto spesso ogni estate, tengo i costumi, ne ho soltanto tre, cioè me ne servirebbero due sabato e domenica, però in realtà va bene, tengo uno in più perché in base a come mi sveglio quel giorno. Amore, dimmi. E quindi ho questi tre costumi. Ok, da quest'altra parte della valigia ho, vabbè, semplicemente la lucina che utilizziamo di notte e questa presa che mi serviva, vabbè, così. Aprendo qua sotto ho questa bustina fantastica che io ormai le colleziono, dove tengo dentro il mio intimo, ed è una bustina che fa la Miki insieme a sua mamma, insomma, quando mi fanno i regali, non soltanto a me, insomma in generale, no? Quando fanno i regali le imbustano sempre dentro a queste bustine carinissime, quindi ne ho tantissime e ormai le colleziono e tengo appunto l'intimo. Dentro quest'altra busta invece, che è carinissima, di Cat Kidson, è una busta completamente lavabile,
e che mi ha regalato Paola. Ciao Paola, la mia amica Paola, se mi sta guardando. Tengo due paia di sandalini. Allora, tengo questi fucsia con queste borchettine che utilizzo per andare in spiaggia. Contate che là ho delle altre ciabattine, insomma, degli altri sandalini. E poi ho questi invece che presi da, da Max Mara. Ai quali ho aggiunto questo bellissimo plantarino di lattice, mi sembra, sì, di shawl, perché sennò il piede mi scivolava troppo, e sono semplicissimi, indossati, sono veramente super chic, e questi li indosserò sabato sera insieme a un vestitino che adesso vi faccio vedere, e, che è appunto chiaro, è quello di H&M che vi ho fatto vedere nello scorso haul. Dentro questa pochettina invece, che comprai un sacco di tempo fa da Forever 21, ho messo una serie di accessori che intendo utilizzare, o forse utilizzerò in questi giorni, quindi due di questi braccialoni qua, che sono quelli che, sapete, si sono visti, sono rivisti, non hanno nessuna marca. Io questo ho comprato le... come si chiamano, le maglie in fiera Mondo Creativo qui a Bologna, e le ho assemblate. Se cercate online sicuramente qualcosa troverete. Poi ho questa collana, che è una collana di FM, quindi il mio negozietto. Ho un'altra collanina, ho tutti questi altri braccialettini qui, insomma, poi ho delle altre cose al mare, quindi ecco, ho giusto questi pochi accessori. Poi, dentro a questa custodina, che è di Eden Forest, che è un negozio dove io acquisto sempre cose carinissime qui a Bologna, ho dentro appunto il vestitino che vorrei mettere sabato sera, ma che non è assolutamente di Eden Forest, ma bensì è il vestitino di H&M che avete visto già nel video haul. Ed è questo vestitino appunto qua, chiaro, con tutti questi richiami, insomma, adesso non ve lo sto a aprire tutto, è già stropicciato, dovrò darci un colpo di ferro al mare, e che vorrei mettere appunto insieme ai sandalini. Anzi, devo ricordarmi di mettere dentro la borsa. Poi qua sotto tengo il resto dei vestiti. Allora vi faccio vedere, qua in questo angolino tengo le cose di Gianmarco e qua le mie. Per Gianmarco ho qualche cambio in più, perché ovviamente se si sporca, se si fa la pipì addosso, la cacca addosso, insomma. Qua dentro, dentro questa bustina, tengo delle ciabattine per la casa e le scarpine per la sera, e poi appunto partiamo già con dei sandalini. Qui ho il cambio che intendevo mettergli sabato sera, che è questo bellissimo completino che mi ha regalato il gufo, è fantastico, questa felpa con i suoi pantaloncini, guardate che bello, e la sua magliettina con la chitarra, insomma, veramente molto molto rock chic, diciamo così. E quindi questo appunto è per sabato sera e per il nostro serata mondana alle giostre. Poi qui ho invece tutti gli altri suoi vestitini, quindi va bene, non vi faccio vedere tutto, comunque delle magliettine, delle canotte, dei tutini, il pigiamino, magliettine, i suoi costumini, e quindi questo. Da quest'altra parte infine ho i miei vestiti. Oh mamma mia, Gianmarco si sta disintegrando, cosa stai facendo? Ok, sì amore. Allora, cosa stavo dicendo? Tanto la luce, sì, noi dobbiamo andare al mare, però qui sta per venire a piovere, ma vabbè, insomma, questi sono dettagli. Allora, qui invece ci sono i miei vestiti e vi faccio vedere che cosa porto via per il weekend. Sono veramente vestiti contati, cioè oltre a quello con cui parto, ho veramente le cose contate. Allora, ho questi pantaloncini che sono quelli che vi ho fatto vedere nel video haul, sono i pantaloncini di H&M in pizzo, carinissimi, che utilizzo tantissimo per stare in spiaggia, per stare al mare in generale. Ho questa magliettona bellissima appunto di Eden Forest, che Forest, che è una magliettona, adesso non ve l'apro tutta, comunque è una magliettona abito molto ampia, molto grande, molto comoda, con la quale appunto andrò in spiaggia. Queste righe bianche e rosse, perché ebbene sì, quando l'ho vista mi sono resa conto di avere 250.000 cose a righe, ma non a righe bianche e rosse. Poi ho questo invece copricostume, assolutamente delizioso, mi piace tantissimo questa fantasia. È un camicione che arriva praticamente sopra il ginocchio, di questa marca che si chiama Delfina, che è una marca insomma abbastanza storica per tutto ciò che riguarda la moda mare.
e quindi anche questo lo utilizzerò cioè per andare al mare. E poi qui semplicemente ho una vecchia malettina di Zara incordinato con questi pantaloncini di Oisho con i quali appunto andrò a letto a dormire. Quindi questo è il mio pigiamino. Insomma, questo è tutto. Sicuramente mi sarò dimenticata qualcosa, ma tante cose appunto vi ripeto, le ho comunque al mare. I teli, ad esempio, la borsa per il mare, le creme. Anzi, magari se vi piace e se vi interessa, fatemelo sapere che vi faccio poi con calma un video appunto su ciò che tengo all'interno della mia borsa per il mare. Quindi vi faccio vedere anche un po' i miei solari e i prodotti che utilizzo. Basta, insomma, adesso do una ricontrollata generale per vedere che cosa manca e spero che il video vi abbia fatto piacere, vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo. Ciao!